Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Allora, oggi è il 31 e... Vabbè, tanto sono in camera. Oggi è il 31 e devo preparare un mini cenone per Capodanno per me. Anche se sono sola, anche se passerò un Capodanno veramente orribile, non ci voglio pensare. Per me è Capodanno e io farò il Capodanno, conto alla rovescia, tutto. Quindi starò sempre in pigiama perché mi piace stare a casa in pigiama, quindi non mi truccherò anche perché non so se mi posso truccare con il Covid o se contamino i prodotti, quindi infatti per il momento non li sto utilizzando per questo. È pomeriggio, sono le 5 quasi e mezza e io ho già preparato le lenticchie perché a mezzanotte le lenticchie cotechino ovviamente, però devo andare a sistemare un po' la casa e preparare il tutto per il cenone. Vi riassumo brevemente che cosa ci sarà per questo mini cenone. Antipasto, boh, taralli e salsiccia secca, penso, niente questo. E poi forse qualcosa dal freezer, non lo so se, vediamo che cosa trovo, perché non potendo uscire, solo quello che ho in frigo. Primo, orecchiette con cime di rapa. Come secondo, stingo di prosciutto con patate al forno, perché una volta che fai lo stingo di prosciutto che fanno le fai le patate al forno. Come dolce non preparo chissà che dolce, il pandoro, tranquillamente il pandoro. Non ho granché da preparare, alla fine prepara tutto il forno. Devo fare poi il codeghino, ancora non l'ho fatto, ho fatto solo le lenticchie. Comunque, detto questo, sbrighiamoci, vado in cucina a preparare un po' il tutto, a sistemare anche un pochino la cucina e nel frattempo farò una videochiamata col mio ragazzo, peccato che non potete vedere, però vabbè, la farò col telefono, quindi insomma non potete per questo. Ci aggiorniamo dopo. Intanto questo è il mio albero di Natale. Ragazzi, io stavo facendo anche il video, l'avevo quasi tutto editato, insomma, su come fare tutte queste decorazioni a tema di Harry Potter. Avevo fatto anche un video dove facevo l'albero insieme a voi, però col fatto che poi l'ho fatto tardi e mi è venuta anche la febbre, non ve l'ho potuto far vedere, quindi niente, ve lo faccio vedere così. E vabbè, peccato. Avevo fatto i DVD, i libri, vedete qua. Io in pigiama, l'altro libro, l'altro DVD. E poi la cosa bella è che sono davanti e dietro, ma c'è anche il dorso. Guardate, vedete? C'è anche il dorso. Insomma, è bello. Queste qua sono le palline, che il fondo oro serpeverde. Tasso rosso, questo qua è il gufetto di Harry Potter, proprio c'è il logo firmato Harry Potter. Corvo nero, il secondo libro con tanto di dorso e parte indietro. Insomma, è bello, mi piace come albero. Peccato che non ve l'ho fatto vedere quando l'ho fatto. Peccato, perché se volete lo pubblico il video dove faccio le palline e tutto con voi, però certo non so se ha tanto senso ormai. Mamma mia, oh mamma mia. E i vicini, ok, questi sono i miei vicini, scusate. Le lenticchie sono già pronte. Forse le ho fatte cuocere troppo, vabbè, ma tanto le mangio frullate, quindi poco importa. E niente, devo sistemare soltanto queste quattro cose. Devo lavare queste cose qui, queste tre cose, disinfettare un pochino tutto e due pentole. Basta questo, così poi preparo per stasera. Sono le 8 e un quarto e la cena è quasi pronta. Ho già preparato lo stingo di maiale con le patate, doppia teglia di patate, perché è Capodanno, perché è Capodanno. ma in più ho fatto anche il primo appunto, le orecchiette con le cime di rapa, che le cime di rapa sono pronte, le orecchiette stanno ancora finendo di cuocere, quindi ora le metterò insieme, insomma già per le 8:30 mangerò, quindi c'è il primo, quello lì, l'antipasto che secondo me, insomma, non me lo cagherò perché ho tagliato qualche fetta di salame, però magari dopo vediamo. Ricapitolando, abbiamo questo antipasto di salame e taralli, però ancora li devo prendere. Sto usando sempre la stessa tovaglia perché non voglio andarne a sporcare una che poi, cioè non sporcarla di cibo, però sporcarla proprio per il fatto che ho il Covid, quindi voglio andare a utilizzare per ora solo questa. E così poi la lavo a 60 gradi, almeno se devo rovinare una tovaglia, la rovino questa, ecco. Questa
Qui abbiamo le orecchiette che ormai sono quasi pronte, cime di rapa pronte, teglia di patate secondaria, perché c'è quella primaria con lo stingo di maiale, però le patate lì sono pochine e per quello ho fatto quelle in più. Scusate i capelli comunque. Sicuramente non mi vedrete mangiare perché poi mangerò col mio ragazzo che fra poco ci videochiamiamo e sicuramente non vedrete neanche il conto alla rovescia perché preferisco farlo con lui visto che non ce l'ho qui in presenza e quindi lo faremo così via videochiamata. Però ci rivediamo dopo comunque. Da sopra, ma ok. Meglio che chiuda la finestra perché sapete come non si sa mai. Wow, buon 2022, ragazzi. Peccato che sono sola e all'ultimo non ho potuto fare la videochiamata col mio ragazzo. Oh mamma. Meno male che ho chiuso la finestra. Buongiorno e buon anno. Allora, oggi è il giorno dopo e io stamattina mi sono fatta una doccia e infatti ho cambiato anche il pigiama. Concludo qui il video. Ieri poi mi dispiace appunto che non vi ho fatto vedere il conto alla rovescia eccetera eccetera, però ho preferito, ve l'ho detto, ho preferito insomma farlo con il mio ragazzo. È stato un po' brutto quest'anno, cioè penso che quest'anno sia stato il primo anno dopo 6 anni più o meno che abbiamo passato il capodanno separati, proprio la prima volta, e quindi insomma ho preferito così, anche se poi ci è andata male perché non ho considerato il fatto che a capodanno, durante appunto contro la rovescia, i primi 5-10 minuti dopo la mezzanotte, tutte le persone che hanno appunto l'orario come il nostro e erano tutte connesse ovviamente. In questi casi così eclatanti internet si impalla. Ci rifaremo l'anno prossimo sicuramente. Basta. Quest'anno chiedo di non prenderlo né per il mio compleanno o per compleanni importanti come quello del mio ragazzo e neanche per Natale, Capodanno o varie festività. Chiedo solo questo, cioè una cosa un po' piccola, una cosa, cioè si può fare 2022, si può fare, una cosa fattibile secondo te? Secondo me sì, però insomma ragionatela un pochino e poi mi fai sapere, perché secondo me chiedo poco. Se questo vlog vi è piaciuto lasciate un pollice in su, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo canale e attivate anche la campanellina così sarete aggiornati su tutti i prossimi video, e se non siete ancora iscritti sugli altri miei social mi trovate su Instagram e su TikTok con il nickname di dina.risino scritto piccolo, ma trovate tutto giù in info box. Io ragazzi vi saluto, vi mando un grandissimo bacio, vi auguro nuovamente buon anno e noi ci rivedremo nei prossimi video. Ciao!